Allora, è finito questi 97 minuti incredibili di una partita, devo dire, bella, giocata con lealtà, con correttezza, dove ognuno voleva vincere, chiaramente. Il Sersale aveva la possibilità anche di pareggiare. Alla fine ha vinto questa partita, ma il Cutro non è stato da meno, avete sofferto moltissimo. Oggi forse siete stati ripagati degli errori che avete commesso prima. Sì, assolutamente. Hai detto tu, intanto, come hai già detto, è stata una partita giocata in campo, alla fine un campo neutro, perché alla fine anche i tifosi erano, alla fine sono arrivati anche quelli di Cutro, forse erano più di noi, quindi il risultato lo ha sancito il campo, come giusto che sia, però credo che questa salvezza sia ampiamente meritata, sia per la partita di oggi e sia per quello che avevamo dimostrato in campionato. Io questa settimana ho dovuto solamente lavorare sulla testa dei ragazzi, perché sicuramente lo schiaffo all'ultimo secondo non fa bene a nessuno, anche se ho detto loro che ce lo siamo meritati, perché se non vinci contro una squadra 11 contro 9 vuol dire che poi metti la partita in bilico e il calcio ti punisce quando non riesci ad approfittarne. Però, scusa che ti interrompo, siccome sei l'uomo dei numeri, no? Quindi, per caricare i ragazzi ho detto che non poteva retrocedere una squadra che aveva la migliore difesa in casa subendo solo 6 Sei gol, la gol, sì. seconda migliore difesa del campionato Sì, con 22 reti. certo. Nella classifica delle partite fuori casa addirittura siamo al quarto posto. E quindi l'unico dato negativo è stato quello dei gol fatti. E poi abbiamo pagato quei ricalci di rigori sbagliati. Quindi veramente i piccoli errori li abbiamo pagati sempre a caro prezzo. Sembra che veramente la fortuna non ci ha mai voluto aiutare. Quindi non credevo in questa retrocessione perché non lo meritava questa squadra. Secondo me con poco può fare il salto di qualità, perché questi dati non li cancella nessuno. È vero che nei gol fatti abbiamo fatto poco, ma in Poco. tutto il resto siamo stati ai livelli delle prime della classe. Quindi c'è dentro questa squadra molto giovane, anche della qualità, dell'orgoglio e della dignità. Quindi credo che i ragazzi meritano rispetto e meritano questa salvezza.